Oh, salve! Non vi avevo visto. Stavo bevendo del tè con la mia tazza bellissima degli Avengers. Oggi proveremo a fare un'altra ricetta per la nostra dieta. Quindi, sempre con pochi carboidrati, i giusti, pochi grassi, i giusti, e soprattutto un bel po' di proteine. Gli ingredienti sono 200 g di costatelle di maiale, 200 g di fagiolini, 100 g di yogurt greco, 100 g di farina d'avena, mezzo cucchiaio d'olio, zenzero, aglio, pepe, succo di limone, acqua. Tagliare il maiale a straccetti e farlo cuocere a fiamma bassa. Poi in seguito aumentare la fiamma così da piastrarlo e renderlo croccante. Aspettando che bolla l'acqua per i fagiolini e l'acqua per la nostra piadina d'avena, è arrivato il momento del consiglio. No, non vi voglio consigliare la bellissima serie su Rick e Morty, vi consiglio un film. Ma che dico un film? Un filmone che è uscito da poco su Netflix. Siete in astinenza di John Wick e di Keanu Reeves, della sua massiccia forza e della sua sete di sangue? Oppure siete in astinenza di Atomica Bionda, la bellissima Charlize Theron? È arrivato Chris Hemsworth prodotto dai fratelli Russo. No, non si tratta di un altro Avengers, ma si tratta di Tyler Rake! Titolo originale Extraction è un action movie adrenalinico dalla trama semplice. Ad un narcoboss dell'India viene rapito il figlio da, rullo di tamburi, un suo rivale. Affiderà la missione di salvataggio ad un gruppo di mercenari. Tra questi, chi sarà il più forte, impavido e preparato? Naturalmente Chris Hemsworth, protagonista dal passato oscuro ed enigmatico. Quindi, la linearità della trama è un punto forte perché fa in modo che le scene d'azione filino lisce come l'acqua. Un film composto per il 90% da adrenalina pura, girata in maniera impeccabile. Ogni scena, infatti, è avvincente, pulita e precisa. Un lungometraggio da orgasmo per gli occhi. Le 2 ore non si accusano, anzi, alla fine se ne vuole ancora e ancora e ancora. Grazie anche all'ottima interpretazione di Chris Hemsworth. Piccolo spoiler. Uno dei personaggi è interpretato da David Harbour. Chissà se ci sarà un seguito. Sicuramente è arrivato il momento di scolare i fagiolini, tagliarli in piccoli pezzetti, condirli con sale e zenzero. Per la salsa yogurt, mixare lo yogurt greco con uno spicchio d'aglio, 3 gocce di succo di limone e pepe a piacere. Continuiamo con la preparazione della piadina. Mescolare la farina d'avena con il mezzo cucchiaio d'olio, il sale e l'acqua bollente, finché l'impasto non sarà semiliquido. Cuocere. Impiattare come più si gradisce. Se la ricetta vi è piaciuta, lasciate like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e alla prossima!